Ok. E lì è esattamente come hai detto ieri, difesa sulla prima salita, poi controllo di tutti e volata vincente. La sto facendo un po' troppo facile. Sì. No, devo dire che ero un po' stressato stamattina perché vedevo questa tappa come l'unica in cui Bennett poteva veramente mettere in pericolo la mia maglia ciclamino, quindi stamattina non ero tranquillo alla partenza, quindi per quello volevo correre in difesa. Si è andati in difficoltà sulla salita di terza categoria perché la fuga non era andata, il gruppo era veramente a un livello altissimo di attacchi, però siamo stati tutti insieme, siamo rientrati. La Bora ci ha provato a staccare lì, ovviamente poi non abbiamo collaborato per chiudere sulla fuga. Noi oggi volevamo veramente difenderci, è ovvio però che se si arriva in volata i miei ragazzi sono pronti a portarmi nella mia miglior posizione possibile. Anche oggi hanno fatto un lavoro super con quella pioggia, Stibar ha preso la testa, Sabatini è partito ai 400 metri, io ho aspettato un attimo perché sapevo che era controvento la volata, quindi quando Van Poppel ha anticipato credo che sia stata la mossa giusta per me aspettare quel secondo in più e saltarlo poi. Ed è stato un bel gesto liberatorio perché tu sei arrivato, hai fatto vedere il quadro alle telecamere, ai fotografi, e più possiamo anche dire che la tua compagna porta bene, e anche il tuo cane, oggi erano lì Elena e Attila. Sì, oggi è stato bello perché ci sono anche loro e ho visto Elena qua il giorno di riposo, ho visto Attila in qualche altro giorno, però non siamo mai stati insieme ultimamente, quindi è ovvio che è bello averli qui tutti e festeggiare sicuramente una giornata così con una vittoria. Le quattro vittorie sicuramente mi rilassano nel senso che la conferma è arrivata a questo Giro d'Italia, volevo veramente confermarmi ad alti livelli e l'abbiamo fatto, quindi ora il gap è un po' più di 50 punti, quindi siamo un po' più tranquilli e cerchiamo di arrivare a Roma. Non è mai finita fino sotto la linea d'arrivo, quindi non abbassiamo la guardia, perché ci sono tre tappe veramente dure da passare, però l'obiettivo è quello di arrivare a Roma e di goderci lo spettacolo di Roma domenica. Hai dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, che anche sotto l'acqua si vince tranquillamente. Sì, se magari qualcuno volesse magari aver messo che il mio problema è l'acqua, oggi è stata smentita, via. E lì la prova di forza direi che l'hai fatta quando a un certo punto hai avuto un problema, credo una foratura a un certo punto, e sei riuscito a rientrare con una grande facilità. Ah, è dalla prima salita che avevo la ruota rotta davanti, che ho preso un compagno e la ruota era un po' storta, però sapevamo che era una tappa dove era meglio non fermarsi perché visto che la ruota andava non era un problema. E poi avevamo già pianificato di cambiare la bici per prendere quella per le volate per il finale, quindi avere tutti i vantaggi possibili e immaginabili per la volata finale, quindi il cambio di bici è stato più per il cambio di bici e quindi usare quella per le volate che non per il problema alla ruota, ecco. Quindi l'abbiamo fatto nell'unico momento di pace nel gruppo al rifornimento, veloce senza perdere tanto e rientrando subito in gruppo. Credo sia stata anche quella una scelta tattica ottima. Veramente un applauso alla tua squadra, bisogna farlo, tu l'hai già detto, però veramente un applauso perché ti sta guidando e ti sta portando fino agli ultimi metri. Sì, sicuramente, oggi ancora di più con la pioggia, sapete che le condizioni è un po' più difficile, quindi con quella curva di 400 metri all'arrivo, quando Stibar ha preso la testa e Sabara a ruota, dovevano solo controllare per portarmi nella miglior posizione. Non solo lì, io la squadra la vedo anche quando mi stacco sulle salite, siamo in 4-5 a inseguire un gruppo e magari dobbiamo rientrare, ecco, quindi mi sento veramente al sicuro in ogni situazione, sia per quando devo vincere e arrivare in volata che quando mi stacco e devo arrivare all'arrivo, sono veramente una forza. Elia, comunque l'idea di vincere a Roma con il Colosseo alle spalle ti fa un po' di suggestione? Sì, era l'obiettivo principale fino a stamattina, non pensavamo alla tappa di oggi, a dire la verità, volevamo veramente solo difenderci, però altre squadre hanno controllato ed è ovvio che noi dovevamo cogliere l'occasione per provare a vincere un'altra tappa e mettere al sicuro soprattutto la maglia ciclamino. Ora a Roma in ciclamino partiremo, se passiamo le prossime tre tappe in salita ci sarà da godersi prima lo spettacolo di Roma e poi provare a vincere, perché no, la tappa di Roma, che è comunque il sogno che ho detto dall'inizio. Beh, sarebbe bello arrivare a Roma in maglia ciclamino e vincere in maglia ciclamino.